dice testualmente, ricopiato dall'intervista: non è un parcheggio al posto del parco, è un parco che sarà riattrezzato, riqualificato per bambini piccoli, non so i grandi, cosa sei bambini grandi, vabbè, non importa, per persone anziane con attrezzature per disabili e non disabili. È una rivitalizzazione di una zona che è effettivamente depressa. Allora, qui sta la chiave di volta, sta in questo. Una diversa visione del mondo, una diversa visione di utilizzo delle aree comuni. Per noi è un bene comune, è un bene comune, non si modifica, non si compra, non si vende, resta lì e resta per sempre, per le generazioni che verranno, e noi lo dobbiamo difendere. Bene, per lui è un'area depressa. Quando si parla di area depressa significa che io la devo modificare, e la devo modificare in un'ottica che è un'ottica di tipo mercantile, se così si può dire. Cioè la devo sfruttare. Da domenica andiamo a fare i picnic, l'altro che zona depressa. La musica devo, il concetto è che la devo sfruttare. La devo sfruttare in maniera meccanica, si può dire? Cioè devo trasformare quell'area che non offre niente, è proprio lì la bellezza, non offre niente se non il verde, le alberature, il sentirsi liberi e camminare senza scarpe per il parco, fare quello che riteniamo opportuno, naturalmente salvaguardando il tutto, ecco. Lui la vuole trasformare perché la ritiene un'area depressa. La nostra bellezza è diventata area depressa, e quindi c'è proprio un'ottica diversa, una visione diversa del verde. Capite? È qui che mi preoccupa la cosa. Perché il cemento lo tira su a lui, no? Allora io dico anche questo. Si fa di affitto a lui. Sono andata a rivedermi il suo programma elettorale. Lui continua a dire che nel programma elettorale erano scritte, erano già gettate le basi che avrebbe. Il verde non si sarebbe toccato e che c'era questa sensibilità rispetto al verde, eccetera eccetera. Bene, allora, nel suo programma elettorale, ho fatto la fotocopia solo di questa pagina, parchi inclusivi, torniamo sempre punto a capo, ecco perché forse l'ottica è diversa. Valorizzazione dei parchi pubblici come luoghi di inclusione per ogni quartiere, accessibili a tutte le persone in totale sicurezza. Realizzazione di giostre adatte ai bimbi con disabilità, aree gioco per ragazzi, zone dedicate alla stimolazione olfattiva, uditiva e tattile e alla cromoterapia. Ma questo è la parchi inclusivi. Parchi copiato, incollato da qualcun altro. Questo è, no, io sono andata a vedere perché mi pare corretto che a fronte delle dichiarazioni di qualcuno ci debba essere una verifica. Non è che perché uno dice una cosa, hai detto una stupidaggine, no. Andiamo a verificare quello che avevi dichiarato, andiamo a verificare se quello che stai dicendo può rispondere ad una logica effettivamente condivisibile, perché no? Lui è il mio sindaco, andiamo a guardare. Ma andando a guardare, ripeto, nel suo programma elettorale, io non ci vedo grandi cose rispetto alla sensibilità verso il verde pubblico. Poi dice: zone dedicate agli amanti degli animali con area sgambatura. Infatti era prevista sempre lì nel parco di Via Valle, era prevista una recinzione alta 2 metri e comprendente 900 metri quadri di terreno per la sgambatura degli animali, all'interno della quale poi era messa una fontanella e, per favorire chiaramente così la presenza di questi animali. Dei cani, era la sgambatura dei cani, no? Bon. Poi area sgambatura dotata di tutti gli elementi necessari alle esigenze degli animali domestici che vi trascorreranno del tempo con i propri padroni. Ok.
l'amministrazione deve farsi promotrice di una campagna di sterilizzazione, questa non c'entra, però ormai ve l'ho letta, di sterilizzazione gratuita di cani e gatti per i proprietari meno abbienti. È necessario aumentare e migliorare la disponibilità di pulizia di cestini, immondizie e se è il caso, anziché appaltare il servizio, assumere un operatore ecologico. Questo è tutto quello che la coalizione che poi ha eletto il sindaco dice rispetto al verde pubblico. Questo è quanto. E lui poi dice anche un'altra cosa, che appunto l'aveva già detto in consiglio comunale, che un conto è fare un progetto di pianificazione finanziaria triennale, un conto è poi fare il progetto vero e proprio. Progetto vero e proprio che, da quello che si evince dall'intervista, verrà realizzato l'anno prossimo. Fra un anno faranno questo progetto, vedendo se effettivamente quello che adesso è solo a livello di idee potrà essere realizzato o meno, potrà essere suscettibile anche di modifiche. Però, da quello che io ho capito, non citando alcune parti, per esempio non citando l'area attrezzata nello specifico, da quello che io ho capito, lui vuole mantenerla come sta nel progetto, cioè facendo... Beh, in quello allora diciamo nel piano triennale finanziario, nel piano finanziario ce l'ho qua, cioè da qualche parte deve essere uscito.